posto? Grande, grande Thomas Ondrati, guida per adesso la 2.50, 4 tempi, 5.37.99 è il suo tempo, non è il migliore assoluto fatto segnare oggi, che ancora pantato arriva in questo istante Alessio Paoli, il suo buon tempo 5.38.61, 5.38.61. Simone Albergoni, ottimo terzo tempo per lui nella sua categoria, ripeto 5.34.32. Ah, 254 tempi, mentre assistiamo all'arrivo di Davide Roggeri, 5.40.03 il suo tempo. Davvero 2.54 tempi in pista, ci sono i piloti del 4.50 e attenzione, pronto per partire Simone Albergoni, campione 2011 della tappa di Fabriano, ricordiamolo, ha già portato a casa il successo, quindi in scioltezza oggi, ma tenterà ovviamente di vincere per chiudere in bellezza questa stagione 2011. Partito in questo istante Simone Albergoni, 170 punti per lui nella generale, inarrivabile ormai Simone Albergoni in pista, mentre Simone Zaffaroni è arrivato adesso con il tempo di 5.53 netto, 5.53. Massimo Mangini 5.40.95. Alla partenza con il numero 315 Luigi Moulet. E parte in questo istante. E con il 230. Di questo muro è intanto parte del 319 Simone Zaffaroni, motoclava Ordes. Traguardo, c'è anche il numero 213, chiude la sua gara Fabio Ferrari, 213, tempo di 2.13, ottimo secondo Fabio Ferrari dal 123. Fabio Ferrari ha chiuso la gara in seconda posizione dietro Jacopo Cerruti, sedicesimo tempo assoluto per lui, 5.40. Ah!
Mototrap giallo 23 per Fabio Ferrari, ripetiamo secondo, adesso nella 254 tempi arriva Davide Rocceri, dietro 5.39 e 30 il suo tempo. E in pista ci sono i quattro tempi. Massimo Mancini appena arrivato, numero 227, 5.40 e 68. Arrivano i piloti della 450, quattro tempi, ricordiamolo qui, discorso chiuso per quanto riguarda il titolo già assegnato a Simone Albergoni. Simone Albergoni già vincitore in questa categoria, quindi anche lui oggi qui presente per onorare l'ultimo appuntamento dei campionati assoluti. Mentre arriva 222 al traguardo, Matteo Zoppas chiude con il crono di 6.05.45. Simone Zaffaroni, Simone Zaffaroni chiude 5.58 e 04. Siamo gli ultimi arrivi per quanto riguarda la 250, due tempi, arriva con il numero 230 Alessandro Mair, tempo 5.55.24. In vista Simone Albergoni. Davide Rocceri, tempo 5.39.85, si inserisce al 14° assoluto per questo terzo giro. E subito il via Luca Marco Tulli, Motoclub Sevino, dietro di lui 315 Luigi Muele, Luigi Maule, eccolo qua pronto a partire, KTM. Attenzione, due arrivi, 222, Matteo Zoppas, 6.00, prima con il tempo di 5.45.57, Massimo Mancini. Guardiamo in questa categoria comunque, tornando alla 254 tempi, Rosenstein, miglior tempo, 5.28. Migliore nel 250 quello di Cedric Vellot, 5.33. Migliore nella 125 Giacomo Redondi, 5.35.73. Questi i migliori tre tempi nelle queste categorie, mentre è arrivato Simone Zaffaroni, 5.58.64. 5.58.64 per Simone Zaffaroni. E indietro Alessandro Cini. Nelle prime sette prove del mondo, Thomas Ondrati 6 primi posti e un secondo posto,
per una classifica che dice 170, dietro di lui Andrea Begoni 111. Pronto per partire in questo istante? Quarto, classifica assoluta per lui con 87 punti. E con il numero 303, adesso la partenza Fabrizio Dini. Fabrizio Dini terzo in classifica generale, anche per lui la possibilità di agguantare la seconda posizione degli assoluti, decisivi questi due giorni a Borno. Pronto la partenza, è partito in questo istante Fabrizio Dini. E con il numero 308, Jesse Robinson, partito in questo istante. Matteo Zoppas con il 29esimo tempo, scola Piccinini dal Motoclub Bergamo su KTM, pronto alla partenza, decimo per lui la classifica, mentre eccolo qui il trionfatore Simone Albergoni, numero uno, già vincitore degli assoluti d'Italia. Dopo la tappa di Fabriano non c'è più niente da dire, anche prima. Ricordiamo che